Ci troviamo davanti a una postazione multimediale interattiva con touchscreen e questo è un codice di Leonardo, è un codice strano perché nessuno l'ha mai visto. Non solo possiamo sfogliarlo, ma possiamo cambiare anche l'illuminazione. È una cosa bellissima che se noi tocchiamo gli oggetti all'interno del manoscritto, questi diventano tridimensionali e possiamo anche ruotarli interattivamente. Sembra una magia, è una cosa bellissima per i bambini e per chiunque abbia voglia di vedere i manoscritti e capire cosa c'è dentro i manoscritti. La cosa incredibile è che tutto questo è un lavoro lunghissimo, non è facile arrivare fino a questo punto. Siamo partiti dalle fotografie, dallo studio di Leonardo, abbiamo raccolto tutti i documenti, siamo andati a fotografare pagina per pagina tutti questi manoscritti. Non solo, abbiamo anche fatto anche con dei filtri per poter vedere cosa c'era dentro e dietro le pagine, perché le pagine dei manoscritti di Leonardo hanno sempre qualcosa di nascosto. La cosa bellissima è che quindi abbiamo fatto un lavoro tremendo di raccolta dati, abbiamo studiato tutte le pagine e addirittura tutte le traduzioni di ogni singola pagina. Sicuramente ci siamo basati sugli studiosi tipo Marinoni prima di noi, ma la cosa incredibile è riprendere in mano questi manoscritti e scoprire che Marinoni per esempio si era dimenticato alcune cose, per cui abbiamo dovuto rileggere tutto Leonardo da capo. Parallelamente allo studio, però, per arrivare qua abbiamo utilizzato tantissimi software multimediali. Addirittura questo manoscritto, che è completamente tridimensionale, è stato ricostruito interamente con 3D Studio Max, per esempio. Le pagine hanno ognuna una texture rifatta con Photoshop dalle fotografie originali che abbiamo fatto in alta definizione, per cui addirittura io posso zoomare ogni singola pagina e vederla ingrandita. Posso fare questa cosa che è impossibile fare addirittura anche sul manoscritto originale. La cosa incredibile di questo manoscritto è un'altra, però, che questo manoscritto non esiste. Perché? Perché questo è, un libro virtuale, quindi abbiamo proprio realizzato un codice di Leonardo virtuale, completamente tridimensionale e sfogliabile. Perché? Perché queste 200 pagine di Leonardo, in realtà Leonardo le ha fatte così come le vedete, ma man mano che Leonardo diventava famoso sono state strappate, vendute a peso d'oro e sono diventate il manoscritto B, il codice Asburnham, queste pagine sono state rubate e portate via. È stato fatto un lavoro di restauro digitale, prendendo gli originali, le fotografie originali, mettendoli insieme in un modello tridimensionale e ricostruendo il codice così come era di Leonardo. Per cui addirittura per la prima volta al mondo non solo io posso sfogliare questo manoscritto, ma posso vederlo anche completamente restaurato. Così è come ci appare oggi, completamente distrutto, ma scritto anche da altre persone. Non tutte le cose che ci sono qui sono di Leonardo. In questo modo io posso toccare con un pulsante magico e digitalmente mi si trasforma l'immagine ripulita di tutte le cose che non sono di Leonardo. Questo tecnicamente l'abbiamo realizzato come? C'è un codice virtuale per ogni illuminazione, quindi ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinazioni di codice a seconda di che tasto, quindi ci sono in realtà nascoste in questo software, ci sono 8 animazioni di codice che si sfogliano a 200 pagine una per una. Non è una pagina, è proprio fisicamente e tridimensionalmente bendizzata, per chissà cosa vuol dire, ogni singola pagina in modo diverso e dove ci sono i buchi, ci sono i buchi. Ma fin qui è la divulgazione del manoscritto, che può interessare a chiunque abbia interesse su Leonardo. Ma un bambino come fa a appassionarti a queste cose? Perché se io vado sulle pagine, in questo modo, ho i modelli tridimensionali che escono dal foglio. Ogni singolo modello mi esce dal foglio e posso vedere come funziona con queste animazioni tridimensionali, anche queste, fatte con la famosa falegnameria virtuale. Io la chiamo archeologia virtuale vinciana, ovvero riuscire a ricostruire tutti i suoi meccanismi con i software di progettazione, non importa qual è il software, 3D Studio Max va benissimo, anche Blender per esempio, che è gratuito, è meraviglioso. Queste cose si possono realizzare con qualsiasi software e non è necessario neanche avere l'ultima release del software. Queste cose sono state fatte tanti anni fa, ma ancora valgono, perché l'importante è comunicare un contenuto. La cosa più importante è riuscire a capire come funzionano le macchine, indipendentemente dal software che si utilizza, ma riuscire a mettere insieme tutte queste informazioni in un'unica postazione multimediale. Questo è un eseguibile fatto da noi in Italia, non è un software fatto in America o da Bill Gates o da altre persone, ma l'abbiamo fatto tutto interamente qui in Italia. Quindi abbiamo fatto i modelli tridimensionali, fotografie, scansioni, modelli del codice, per non parlare poi della ricerca storica e culturale che sta dietro ogni singola di queste macchine. Una cosa curiosa, qui ci sono 200 modelli tridimensionali, tutti questi modelli sono completamente animati, io posso toccare per esempio questa palla incendiaria e vedere come esplode, una bombarda frammentazione in 3 secondi, 1, 2, 3, capisco come funziona questa macchina senza neanche leggere o sapere niente di Leonardo, perché la capisco, la vedo e poi dopo posso apprezzare il disegno di Leonardo.
Quindi il nostro lavoro, che è abbastanza complicato ma è almeno divertente perché dà delle soddisfazioni, perché nel scansire, studiare, rielaborare tridimensionalmente tutte le pagine di Leonardo, ogni volta si scoprono delle cose incredibili, perché ogni volta che scandiamo, si dice in italiano, una pagina di Leonardo in alta definizione, scopriamo che lui per esempio in qualsiasi pagina fa dei disegni microscopici, per cui io posso avere in ogni singola pagina, guardate qui per esempio, una decina di informazioni. Si scopre che qui in alto, per esempio, c'è un sistema antiattrito per portare un carro gigante con una bombarda gigante, eccetera, eccetera, eccetera. Le informazioni sono tantissime. E per la prima volta diamo la possibilità a chiunque di poter sfogliare virtualmente il codice e poter approfondire le macchine come mai fatto prima.